Lucciarelli. Buongiorno a tutti. Sicurezza e immigrazione clandestina sono due problemi strettamente collegati. Il nostro partito si contrappone all'idea di immigrazione ed integrazione sponsorizzati dal Ministro dell'Integrazione e dal Presidente della Camera. Immigrazione parassitaria e non controllata. Noi riteniamo che chi viene nel nostro Paese debba venire per lavorare e per rispettare le nostre leggi e non pretendere invece di modificarle per adattarle a quelle dei Paesi di provenienza. Occorre continuare a combattere per difendere le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra cultura, in poche parole la nostra identità. Chi giunge in Italia per modificare tutto questo non è ben gradito e chi non difende la propria nazione dall'invasione non merita di appartenervi. È vitale per la nostra sopravvivenza chiudere questi flussi incontrollati che porteranno l'Italia nel giro di una decina d'anni ad essere la prima nazione a livello europeo con il numero degli stranieri che avrà superato quello della propria gente. I nostri giovani se ne stanno andando, sono circa 60.000 all'anno quelli che emigrano e sono tutti laureati o con varie specializzazioni lavorative. Il costo della preparazione dei nostri ragazzi è di circa 1 miliardo di euro all'anno, cifra che è frutto dei sacrifici della gente italiana, del popolo italiano. In compenso arrivano lavoratori non specializzati e poco scolarizzati che, non trovando collocazione lavorativa, per sopravvivere delinquono. Senza considerare chi delinque per tradizione. Parlo delle etnie difese dal Ministro dell'Integrazione, la quale sostiene che i reati riportati sui quotidiani, a loro attribuiti, sono montature giornalistiche. Le montature giornalistiche sono quelle che ci definiscono razzisti, perché difendiamo la nostra gente. Il resto è solo la cronaca di ciò che avviene quotidianamente nella realtà che subiscono la presenza di queste persone. Furti, sfruttamento dei minori e delle donne, in alcuni casi riduzione in schiavitù e devastazione del territorio che occupano, quasi sempre abusivamente. Sostengo a voce alta e non me ne vergogno che le amministrazioni che non assumono iniziative utili ad arginare e contrastare questi fenomeni sono amministrazioni guidate da conigli e da struzzi e certamente queste caratteristiche non sono quelle che identificano un leghista. Grazie.